Mi dai l'audio così possiamo invitare tutti i nostri invitati, chiediamo loro di sedere. Non vi citerò perché non vogliamo dare poi motivo a chi ci segue da casa di dire avete visto quanta gente c'era, si sono parlati, avvicinati, eccetera. Anche se sicuramente in questa sala siamo tutti in perfetta sicurezza. Aspetto solo il via da Alessia e poi partiamo. Ci siete? Bene, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio, grazie per essere qui. Sono onorata di condurre questo appuntamento della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata ONLUS, che anche in questo 2020 è riuscita a organizzare un incontro con prestigiosi relatori, tutti molto noti anche oltre i confini italiani. Siamo in modalità streaming, come è doveroso in questo periodo di pandemia, altro non si può fare, siamo qui tutti in sicurezza con mascherina. So che siete davvero a centinaia collegati sia sul canale social Facebook della Fondazione che sul canale YouTube. Poi, tra l'altro, questa stessa conferenza verrà anche messa nel sito web della Fondazione. Dunque, seppur in modo virtuale, anche quest'anno, come ci ha abituati ormai, è riuscita la Fondazione ad organizzare un panel molto interessante, un appuntamento di divulgazione scientifica davvero di alto livello su un tema che è un po' vasto, ma darà modo ai nostri relatori di darci importanti informazioni. Dai meccanismi molecolari alla medicina rigenerativa, le sfide delle biotecnologie. Con noi ci saranno più avanti la professoressa Maria Chiara Carrozza, il professor Paolo De Coppi, il professor Nicola Elvassore. A seguire, questo è un po' come si svolgerà il nostro appuntamento, che durerà poco più di un'ora, io credo, la Fondazione consegnerà un riconoscimento, eccolo, e questo già ve lo anticipo, ve lo faccio vedere, un riconoscimento ai sostenitori che sono stati più vicini alla Fondazione, così permettendo e facendo portare avanti le ricerche di eccellenza effettuate dagli esperti, dagli studiosi tramite il braccio operativo della Fondazione che è il VIM. La Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata ONLUS è presieduta dal professor Francesco Pagano, è nata a Padova nel 1996 con lo scopo di promuovere e organizzare, realizzare progetti, attività di ricerca scientifica nel campo della biologia molecolare. Allora, siccome siamo nell'aula seminari della Fondazione, io chiedo proprio al professor Pagano se può accomodarsi qui vicino a me per i saluti istituzionali. Va bene, si metta lì, si sieda pure professore, così diamo modo anche alla regia di avere un'inquadratura più giusta, più consona. Prego. Innanzitutto ringraziare i nostri sostenitori per i quali quest'anno, come tutti gli anni, facciamo questo incontro annuale per mantenere il contatto costante con i nostri sostenitori e anche con tutti gli amici della Fondazione che in tutti questi anni ci hanno seguito e ci hanno sostenuto con tanta passione. Desidero però anche ringraziare vivamente la professoressa Maria Chiara Carrozza, che sarà la nostra guest speaker questa sera, per la disponibilità che ha avuto ad accettare il nostro invito ad essere qui con noi. Inoltre, un cordiale ringraziamento agli amici Paolo De Coppi e Nicola Elvassore per essere qui in questo incontro di estremo interesse, che è un interesse del tutto particolare, perché la Fondazione nasce proprio secondo l'argomento che trattiamo questa sera, perché noi siamo partiti in un momento in cui era cambiato il paradigma della ricerca in biologia e medicina, per cui si era passata dallo studio degli organi e sistemi ai segnali cellulari. L'arrivo dello studio dei segnali cellulari ha cambiato completamente l'impostazione della ricerca biomedica e noi in quel momento sentivamo l'urgenza, la necessità di adeguare la ricerca a questi nuovi criteri, che voleva dire che la ricerca in biologia e medicina
aveva la necessità urgente di lavorare in un ambiente multidisciplinare. Per cui l'idea di partire con un nuovo centro di ricerca era necessario, anche fisicamente nuovo, in modo da far convivere diverse discipline nello stesso ambiente. Per cui nacque il VIM come centro di ricerca traslazionale, in cui sin dall'inizio convivevano ricerca di base, ricerca clinica, bioingegneria, bioinformatica, tutti insieme nello stesso ambiente in stretto contatto e collaborazione continua. Da qui, da questa visione che in quel momento in cui siamo partiti sembrava una visione tipo avveniristica, si è capito che era proprio l'esigenza del tempo che la richiedeva, per cui non appena siamo partiti la ricerca al VIM è esplosa e siamo arrivati oggi a 21 gruppi di ricerca in cui si integrano perfettamente, come sentirete proprio adesso da parte dei relatori, ricerca di base clinica, e che consente di trasferire rapidamente dal banco della ricerca al letto dell'ammalato il risultato di questo tipo di ricerca. Per cui quest'anno proprio c'è una coincidenza estremamente gratificante per la Fondazione, che prevede un argomento che è proprio l'argomento di base da cui ha preso avvio sia la Fondazione sia la crescita del VIM. Per cui grazie a tutti per essere qui e un vivissimo ringraziamento anche ai relatori. Grazie, resti qui con noi ancora un momento, professor Pagano. Abbiamo detto ambiente multidisciplinare, sicuramente nel 96 è stata un'intuizione vincente, così come vincente è avere un rapporto, prego, molto stretto con l'Università di Padova. Il magnifico rettore Rosario Rizzuto, non sto a violare la privacy, come sapete è stato colpito dal Covid, ma ho appena anche saputo che si sta rimettendo bene, ha delegato la professoressa Marcella Bonchio, che è ordinario del Dipartimento di Scienze Chimiche e anche prorettrice dell'Università, per i finanziamenti europei. Professoressa Bonchio. Allora, grazie dell'introduzione, buonasera a tutti e grazie per questo invito. Io sono prorettrice con delega per la ricerca e quindi vi porto i saluti del nostro magnifico rettore, i miei personali, e devo dire che ogni volta che varco l'ingresso del VIM per me è una grande emozione, perché l'Università di Padova ha sempre creduto e crede ancora nel valore della ricerca interdisciplinare. In Università di Padova abbiamo 32 dipartimenti, più di 40 centri di ricerca che quindi coprono tutto lo spettro disciplinare. E nel VIM, dove diciamo si svolgono le ricerche di molti professori, ricercatori, principal investigator che collaborano con l'Università di Padova, nell'Università di Padova, ecco, in questo centro vediamo realizzate proprio il principio, insomma, di quella che adesso vorrei chiamare ricerca di frontiera, no? Che supera le definizioni di ricerca di base o di ricerca applicata. È la nuova ricerca che parte da idee veramente all'avanguardia, e le idee all'avanguardia, la nuova frontiera, si crea proprio dalla, come si dice, interdigitazione, possiamo dire, dei saperi diversi, no? Perché è qui che crescono le nuove idee, e come crescono al VIM, no? Sono un motore pulsante non solo per la ricerca in campo biomedico, ma in realtà un esempio per la ricerca in università, no? È un modo di guardare alla ricerca che è contagioso, perché apre nuove strade e nuovi indirizzi. Quindi noi siamo orgogliosi di avere i nostri ricercatori che lavorano in questo centro di ricerca, siamo grati alla Fondazione per le iniziative che porta avanti e sempre attivi per trovare nuovi modi di collaborazione adesso e anche in futuro. Quindi grazie e buon congresso. Grazie alla professoressa Bonchio. Se volete restare qui ancora un minuto, ha usato un termine contagioso che magari in questo periodo non usiamo molto, con molto piacere, però il senso era quello. Positivo questa volta. Ma soprattutto ha detto ricerca di frontiera.
E questo mi pare che sia un altro obiettivo molto importante. Dicevamo che per l'esecuzione dei progetti di ricerca la Fondazione si avvale dell'Istituto Veneto di Medicina Molecolare, VIM. Sono più di 180 i ricercatori, suddivisi forse in 21 gruppi addirittura, non più 20, coordinati dal direttore scientifico che è il professor Gianpietro Semenzato. Due cose, l'Istituto ha una sua filosofia molto particolare che punta su 5 termini. Allora, aperto, perché non esistono laboratori chiusi ma sono organizzati secondo il concetto di open space. Comune, perché non esistono spazi e strumenti di proprietà dei singoli gruppi, ma sono tutti mantenuti dalla Fondazione e condivisi fra i vari gruppi di ricerca. Poi avanzato, perché la strumentazione d'avanguardia è quella a disposizione dei laboratori. E ancora una parola che è stata usata sia dal professor Pagano che dalla professoressa Bonchio, multidisciplinare, perché qui troviamo chirurghi, medici, troviamo anche ingegneri, ma poi fisici, biologi, chimici, insomma lavorano tutti insieme sotto lo stesso tetto e con uno scopo comune. E non ultimo, la quinta parola è rigoroso, perché ogni 2 anni c'è un importante comitato scientifico internazionale che valuta appunto il lavoro che viene fatto al VIM, che è così ben posizionato grazie proprio alla combinazione di queste varie expertise, in modo che i ricercatori possano svelare, noi lo speriamo, speriamo che lo facciano sempre spesso, svelare i meccanismi alla base di molte malattie e quindi identificare modalità razionali di trattamento innovativo. Non possiamo fare un applauso, accontentatevi del mio in streaming al professor Pagano e alla professoressa Bonchio, che lasciamo perché adesso ci occupiamo del nostro convegno. Grazie, grazie per essere stati con noi. Allora, il tema, dicevamo, è quello dai meccanismi molecolari alla medicina rigenerativa, le sfide delle biotecnologie. Sedetevi pure perché sarete raggiunti da, prego anche al professore, da un tecnico che ritira i microfoni. Ognuno deve avere il suo, naturalmente, per questa situazione. Abbiamo invitato la professoressa Maria Chiara Carrozza, che credo sia in collegamento da Pisa, poi il professor Paolo De Coppi, lui è in collegamento, sarà in collegamento da Londra, il professor Nicola Elvassoni invece è qui con me in aula seminari. Benvenuti a tutti. Allora, facciamo una breve presentazione, vediamo la professoressa Carrozza, chiedo alla regia se c'è, questa non è la professoressa Carrozza. Buonasera professor De Coppi. Allora guardate, prima salutiamo Paolo De Coppi, che nel 2007, ecco, vedo anche la professoressa Carrozza. Allora lasciatemi prima la professoressa Carrozza, se posso, perché è già stata, ce la ricorderemo, come ministro dell'istruzione, università e ricerca, è ordinario di bioingegneria industriale alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, nello stesso Ateneo, di cui è stata anche rettrice, responsabile dell'area neurorobotica all'Istituto di Biorobotica. Presiede il gruppo nazionale di bioingegneria ed è direttore scientifico di Fondazione Dognocchi Onlus. Eccola, la vedo. Nel campo della neurorobotica si occupa attualmente di robotica indossabile, e cioè del controllo di dispositivi anche tramite il cervello, e poi di simbiosi uomo-macchina e robotica sociale. Vi presento adesso Paolo De Coppi. Nel 2007 mostrò per la prima volta di poter utilizzare le cellule staminali del liquido amniotico per applicazioni terapeutiche. È chirurgo pediatrico al Great Ormond Street Hospital di Londra e responsabile della sezione di cellule staminali e medicina rigenerativa all'Institute of Child Health. Eccolo, ricopre il ruolo di professore ordinario presso l'Università Cattolica di Leuven in Belgio e all'Università di Padova, e il ruolo di professore aggiunto alla Wake Forest University in North Carolina. Si interessa in particolare di malformazioni congenite e del loro trattamento attraverso tecniche mini-invasive. Nicola Elvassore, che è qui con noi, è principal investigator del VIM, aveva usato questo termine prima anche la professoressa Bonchio, è docente di ingegneria chimica e dei materiali all'Università di Padova, all'University College di Londra e alla Shanghai Tech University. I suoi interessi di ricerca riguardano in particolare l'ingegneria delle cellule staminali attraverso l'ideazione e l'implementazione di microtecnologie basate su modelli in vitro di tessuti umani artificiali. Vanta numerose pubblicazioni su prestigiose riviste come Nature,
Nature Methods e Cells. Allora, partiamo dall'intervento del professor De Coppi. Grazie intanto per essere con noi. Ci fa sentire la sua voce, professore, perché in streaming... Sì, buonasera a tutti e grazie mille dell'invito. È un piacere essere qui a cercare di presentare un po' quello che è la mia visione sul sharing delle expertise tra le diverse discipline. Il professor Pagano ne parlava prima e lo saluto calorosamente. È stato uno dei miei insegnanti a medicina e abbiamo interagito a lungo e parlerò proprio di quello che secondo me è arricchente dal punto di vista della chirurgia, l'interazione con le discipline, quali l'ingegneria, la matematica, la biologia. Prego, l'ascoltiamo. Benissimo, speriamo che le slide funzionino. Allora sì, è un piacere questo invito, prima di tutto perché mi riporta indietro a un tema molto piacevole che è stato quello degli studi a Padova e anche della prima parte della mia crescita professionale. Io adesso dirigo la chirurgia pediatrica al Great Ormond Street Hospital di Londra, da dove sono dal 2005. Prima di allora però ho iniziato un percorso proprio di condivisione con altre discipline, proprio per arrivare alla possibilità di costruire organi e tessuti, e cercherò di spiegare un po' perché nasce questo bisogno in chirurgia, soprattutto in chirurgia pediatrica, nella chirurgia delle malformazioni congenite, e dove si è arrivati fino adesso e dove si sta cercando di andare. Proprio io vi parlo da casa in questo momento, ma lavoro il mio laboratorio è situato in questo centro di ricerca appena aperto durante il periodo di lockdown, che è dedicato alla ricerca nelle malattie rare, proprio perché quelle nei bambini sono principalmente, si trattano malattie rare, e l'ultimo piano di questo edificio è una clean room, cioè è una stanza per preparare terapie cellulari, terapie geniche e anche terapie di tissue engineering, e è proprio allocato vicino all'ospedale in modo che ci sia una transazione continua tra le ricerche che avvengono in laboratorio e l'ospedale. Però l'approccio con l'interazione tra diverse discipline in realtà l'ho assaporato prima di tutto a Padova, e in realtà io, avendo iniziato in pediatria, ho avuto la figura del professor Zanesco come una figura ispiratrice in quegli anni, e il mio laboratorio quando era a Padova, che è stato finanziato inizialmente dalla Città della Speranza, per un periodo è proprio stato situato al VIME, e lì ho potuto riconoscere questo beneficio di interagire con diverse discipline e diverse persone, cosa che in realtà in Italia era ancora poco difficile da assaporare, soprattutto per un chirurgo. Noi chirurghi tentiamo di lavorare in isolamento e questo succede soprattutto in Europa. Infatti il grosso cambiamento poi che per me è avvenuto è stato quello della possibilità di lavorare al Boston Children's Hospital ad Harvard, dove ho potuto assaporare quello che stava già succedendo anche al VIM, cioè quello della possibilità di interagire tra ingegneri, chirurghi, biologi, proprio perché la medicina rigenerativa è una disciplina che di per sé richiede questa interazione. Però io sono un chirurgo e mi piace definirlo perché le mie competenze sono principalmente chirurgiche. E mi occupo di bambini, ad esempio, che nascono senza l'esofago. Qua c'è un bambino in cui è stato inserito un tubo dal faringe e questo tubo termina nel torace, come vedete dalla freccia, perché non riesce ad andare giù nello stomaco. Quindi il bambino è nato senza una parte dell'esofago. Adesso quello che si riesce a fare in questo tipo di patologia, si riesce a operare questi bambini e a portare l'esofago a una continuità. Come vedete qui ci sono dei punti che mettono insieme l'esofago, e si può farlo anche per via minimal invasive, cioè con degli strumenti che entrano nella cavità toracica senza aprire il torace. Però molti di questi bambini non hanno abbastanza tessuto,
che permetta una buona riparazione dell'esofago e quindi nel tempo possono avere problemi. Ed è per questo che proprio negli anni 70 a Boston è nata l'idea di poter rigenerare i tessuti in vitro. E questa rigenerazione naturalmente di per sé vede l'ausilio di tecniche di biologia, di ingegneria, ma anche di chirurgia, cioè nel senso di capire come meglio ingegnerizzare quel tessuto per essere terapeutici. A me piace sempre guardare un po' indietro e se vogliamo andare indietro, quello che è veramente cambiato nella possibilità di rigenerare i tessuti è la capacità di coltivare cellule al di fuori dell'organismo. E anche qui è, se vogliamo, è avvenuto grazie all'interazione delle due discipline completamente diverse. Alexis Carrel era già un Nobel quando ha iniziato a lavorare con Charles Lindbergh. Alexis Carrel ha ricevuto il Nobel perché ha descritto per la prima volta come suturare dei vasi insieme, quindi è considerato un po' il padre della trapiantologia moderna. Charles Lindbergh era un ingegnere e è quello che ha sorvolato l'Atlantico con un aereo da lui costruito per la prima volta in solitaria. Hanno lavorato insieme perché Charles Lindbergh aveva una sorella che stava morendo per una cardiomiopatia. È andato da Alexis Carrel e gli ha detto: ma com'è possibile che io possa costruire un aereo che possa sorvolare l'Atlantico e tu non possa fare un cuore per mia sorella che sta morendo? E da lì hanno iniziato a coltivare cardiomiociti da rane in sviluppo. Quindi quella è stata un po' la prima capacità di coltivare cellule al di fuori dell'organismo e un po' da lì è nato poi quello che tutti sappiamo sul fatto di coltivare cellule e per coltivare per molto tempo, poi sono state individuate le staminali e così via. Ma se vogliamo dare un inizio, anche l'inizio è dovuto a un'interazione tra due discipline completamente diverse. E quello che negli anni poi è avvenuto è quello della capacità di capire i fenomeni biologici sempre di più. E l'approccio alla medicina rigenerativa, qua parte un po' dalla fine della storia, se vogliamo, per noi è cambiato molto quando nel 2010 abbiamo avuto a che fare con questo bambino, Kiran, che è qui con sua mamma, che è nato con una malformazione congenita, è nato senza una trachea completamente sviluppata, cioè la sua trachea era di 1 mm di diametro, come se noi corressimo i 100 metri respirando attraverso una cannuccia, qui molto molto piccola. Questa trachea ha subito diverse operazioni fino a che nel 2010 in realtà lo stent che era messo all'interno della trachea per tenerla aperta ha eroso la trachea e eroso parte dell'aorta, per cui non c'era nessun'altra possibilità se non dargli una nuova trachea a questo bambino. Quello che abbiamo fatto nel 2010 è quello di prendere una trachea da un cadavere, decellularizzarla, cioè togliere tutte le cellule presenti nella trachea e seminarla con le cellule di Kiran, di questo bambino, e questa trachea poi è stata trapiantata. Kiran adesso ha 22 anni e non ha nessun problema, va a un follow-up regolare una volta all'anno dagli adulti, adesso non è più un bambino, però per lui questo trapianto è stato un salvavita. E questo è lui dopo qualche anno dal trapianto, tanto per mostrare un po' come è tornato a una vita normale, lui piace molto suonare la batteria. E quindi negli anni ci siamo focalizzati poi a capire cosa dovevamo fare per costruire questi organi. E qui mi piace citare alcune persone che hanno lavorato e che in realtà alcune di esse sono tornate e sono state anche a Padova, tipo Martina e Anna che lavorano adesso a Padova. E per esempio con questo tipo di metodologie si possono decellularizzare dei polmoni. Qui vediamo un polmone che inspira e espira attraverso un bioreattore, oppure dei fegati. Questo è un fegato umano, siamo stati i primi che siamo stati in grado di decellularizzare un fegato umano. Però quello poi di ricreare i tessuti passa attraverso degli step molto importanti. Uno degli step è la vascolarizzazione. Quindi quando abbiamo fatto la trachea, semplicemente abbiamo portato l'omento, che è una membrana che è nella pancia, sopra in torace e abbiamo fatto come un wrap, cioè l'abbiamo accortocciata attorno a questo omento per offrire la vascolarizzazione. Ma nei tessuti più complessi questo non può essere fatto. E quindi quello che deve essere fatto è
usare delle cellule endoteliali, cioè delle cellule che formano i vasi, che siano talmente potenti da ripopolare questi vasi a cui sono state tolte le cellule. Perché in questo modo, se usiamo delle cellule che derivano dal paziente in cui vogliamo poi trapiantare il tessuto, questo tessuto non verrà rigettato. Qui abbiamo lavorato con Chaim Rafi, che è un biologo endoteliale della Cornell University, e siamo riusciti a costruire dei network che non solo, come vedete nel video nella parte sinistra, permettono a cellule che sono nel comparto superiore andare a quello inferiore, quindi formano dei network che sono funzionali, ma siamo riusciti anche a rivascolarizzare un intestino. Quindi l'idea è quella che possiamo rivascolarizzare questi tessuti per poi usarli per trapiantologia. Queste ricerche, qui mi preme veramente enfatizzarlo, non si fanno mai da sole. Ad esempio sono molto fortunato che coordino un grosso gruppo europeo che lavora proprio per costruire l'intestino per quei bambini che l'hanno perso o sono nati senza, oppure per alcune malattie congenite o acquisite hanno perso la maggior parte del loro intestino. E l'idea è quella di prendere cellule dal bambino stesso e poterle poi utilizzare per costruire del tessuto. Cosa abbiamo fatto? Ad esempio abbiamo dimostrato che si può decellularizzare benissimo questo intestino, vedete è completamente trasparente, cioè non ha più le cellule, il sangue che aveva, ma rimane solo la struttura dell'intestino. Per chi si intende l'intestino si può vedere qua i villi e le cripte dell'intestino, che però sono spopolate dalle cellule. E per esempio attraverso ricerche in cui è specializzato il professore Vassore, siamo riusciti a capire che l'intestino di per sé, nella matrice, non è semplicemente una serie di informazioni che sono uguali in qualsiasi tipo di tessuto, ma la matrice dell'intestino è diversa dalla matrice dei polmoni o la matrice del cuore. Cioè ci sono delle informazioni che non solo risiedono nelle cellule di per sé, ma anche nella matrice che sostiene le cellule. Queste informazioni sono molto importanti e solo attraverso questo tipo di ricerche si può poi costruire un tessuto che sia specializzato. Per cui abbiamo preso questo intestino e l'abbiamo decellularizzato per creare ad esempio dei gel, per cui questi processi di tipo chimico che un chirurgo non può conoscere si fanno proprio per l'interazione tra diversi tipi di discipline e siamo riusciti a creare dei gel in cui appunto questi cellule dei bambini con short bowel syndrome, così si chiama, cioè un intestino corto praticamente, siamo riusciti a prendere le cellule di questi bambini, coltivarli in questi intestini decellularizzati ed espanderli in modo poi da formare del tessuto funzionale, cioè siamo riusciti a seminarli nel tessuto che era stato decellularizzato e siamo riusciti a formare delle strutture che sono tipiche dell'intestino, tipo i microvilli, e queste strutture riescono a assorbire ad esempio dello zucchero. Quindi l'idea è che in futuro si potrà trapiantare questi intestini fatti in vitro per compensare bambini che non hanno abbastanza intestino e quindi devono usufruire del trattamento del cibo intravenoso o del trapianto di intestino, che sappiamo nei bambini non dà risultati ottimali. E quindi si possono sì ingegnerizzare degli organi, ma forse bisogna partire da quelli più semplici, per cui la trachea abbiamo visto che può funzionare e quello che stiamo provando adesso è vedere nell'esofago, cioè da quello che da cui sono partito nella presentazione. Cioè l'idea è quella di prendere un pezzo di esofago, decellularizzarlo e poi seminarlo con le cellule del paziente. Qui vediamo l'esofago come cambia colore da essere roseo a diventare completamente bianco perché ha perso tutti gli elementi cellulari, e questi sono i bioreattori che portano poi all'educazione dell'esofago prima di impiantarlo, cioè in qualche modo dicono all'esofago cosa deve fare. Quello che siamo riusciti a fare è che questo esofago che è impiantato, poi lo vediamo in questi animali da esperimento, vediamo come l'esofago si integra nell'esofago dell'animale che è stato trapiantato, per cui adesso vedrete una sezione che mostra come l'esofago ingegnerizzato che è stato poi
ha ricevuto uno stent per mantenerlo in posizione durante la rigenerazione, si integra con l'esofago dell'animale in questo caso. Però la mia idea di partenza, come diceva la dottoressa Zorzi, è quella di usare le cellule che derivano anche prima della nascita per ingegnerizzare questi tessuti. E la mia idea deriva da questo, perché in realtà per la diagnosi prenatale siamo diventati molto bravi. Possiamo dire a questi genitori esattamente in molti casi cosa il feto ha, ma possiamo fare ancora ben poco. Però se riuscissimo a costruire questo organo prima della nascita, lo potremmo impiantare prima della nascita attraverso, ad esempio, la robotica, o subito dopo la nascita, in modo da migliorare l'outcome di questi bambini. Quindi l'idea appunto di partenza, ancora più di 15 anni fa, lavoravamo su avere cellule che erano presenti nel liquido amniotico e quindi si potevano prelevare al momento della diagnosi. Da allora possiamo manipolare queste cellule, lo sappiamo fare molto bene, per poter anche costruire dei tessuti. E una delle malattie che stiamo cercando di curare, ad esempio, è la spina bifida. Questi sono bambini che si sviluppano con un difetto di chiusura della spina dorsale, per cui hanno il midollo esposto, e questo viene sia traumatizzato dal contatto con l'utero durante la gestazione e anche dal leak, cioè dal liquor che esce continuamente. In questi bambini quello che si fa da alcuni anni ormai è quello di intervenire nel feto per poter riparare il difetto, similmente a quello che faremo dopo la nascita, però nel feto in realtà si cerca di ripararlo in modo da impedire quel danno di cui abbiamo parlato. Ne abbiamo fatti già un numero a Londra, abbiamo ricevuto il BMJ Awards perché siamo stati i primi a farlo in UK alcuni anni fa, però a quello a cui sto lavorando adesso con il mio team è quello di poterlo fare in utero senza aprire l'utero. In questo momento quello che facciamo è aprire l'utero della mamma, in qualche modo estrarre parzialmente il feto per poter esporre il difetto, chiudere il difetto e poi chiudere l'utero. Però quello che stiamo lavorando in collaborazione col Texas Children's è quello di fare il tutto per via endoscopica. Qui vedete un paio di foto dei primi tre interventi che abbiamo fatto insieme. Gli interventi sono andati molto bene, però in realtà si sta ancora lavorando a come poterlo meglio fare per poter offrire a tutte le mamme e le famiglie che vengono diagnosticate con questo problema, poterlo fare senza dover intervenire in modo più drammatico sulla mamma. Alcuni di voi penseranno che questo è un po' science fiction, ma vi assicuro che non è così, perché quello che sta avvenendo è ancora più formidabile. Quello che forse molti di voi hanno sentito è che un paio di anni fa il Children's Hospital di Philadelphia ha sviluppato un modo di mantenere delle pecore, dei feti di pecora più a lungo usando delle incubatrici speciali. Questo potrebbe essere molto utile, stiamo lavorando insieme per, ad esempio, mantenere in una condizione uterina bambini che nascono molto prematuramente e in cui, per esempio, i polmoni non sono completamente sviluppati, oppure in cui bisogna intervenire chirurgicamente. Quindi, in questo senso, non metteremo a rischio la mamma perché si interverrebbe solo sul feto. Il gruppo di Philadelphia, ormai molto avanzato, riesce a mantenere questi lamb molto a lungo in queste sacche preparate, e l'idea è quella che in un paio d'anni si possa iniziare in un clinical trial insieme su queste cose. Quindi, a concludere questa mia presentazione, quello che ha cambiato l'aspetto della medicina rigenerativa è stato sicuramente la scoperta delle cellule staminali, che si possono prendere sia prima che dopo la nascita, hanno diverse potenzialità. Sicuramente ci sono ancora molti problemi e non sono tutti risolti, però la medicina rigenerativa è una realtà clinica. Non potrei essere qua a presentare se non fosse per tutte le persone che lavorano con me in laboratorio. Qui vediamo una foto.
molto recente, per tutto il mio team clinico che mi supporta in questo, ma soprattutto per tutti i collaboratori sia qui a Londra che naturalmente a Padova. Grazie ancora per l'opportunità. Grazie professor De Coppi. Devo dire che anche chi magari ha un po' di conoscenze, sicuramente maggiori delle mie, di queste vicende, comunque sarà rimasto sorpreso, perché se non è fiction scientifica, comunque siamo molto avanti. E del suo gruppo di lavoro fa parte proprio il professore Elvassore. Buongiorno e buonasera. Dire che siamo un motivo d'orgoglio per me per essere qui, sono PI del VIM e quindi rappresento un po' l'anima della ricerca che viene fatta in questo istituto. E è da un po' di anni che con Paolo De Coppi collaboriamo e la mia formazione è, diciamo così, nasce da un punto di vista diverso. No, io sono laureato in ingegneria chimica e quindi ho seguito un percorso formativo diverso e questo sin dall'inizio. Noi abbiamo un'esperienza decennale ormai di collaborazione con Paolo, professor De Coppi, abbiamo cercato di costruire quella sinergia che entrambi abbiamo visto e assaporato, no, con l'esperienza pratica, per gli anni di esperienza che abbiamo passato, lui al MGH a Boston, ad Harvard, e io all'MIT, e non ci siamo mai incontrati a Boston, ci siamo rincontrati qui a Padova, e in qualche modo è stato abbastanza spontaneo ricostruire la stessa esperienza che avevamo vissuto in America, che già 10 anni fa aveva sperimentato l'interdisciplinarità come virtù nella ricerca, come una prospettiva nuova nel pensare alla ricerca tra medici e ingegneri. Non è cosa facile, vi assicuro. No? La formazione di un medico, e qui magari spendo due parole sul punto di vista completamente diverso, no? Il medico ha a che fare con un paziente e un sistema vivente, è già definito, e se ne occupa nel momento in cui le cose non vanno, in cui ci sono dei problemi. E molto spesso c'è mancanza di conoscenza, perché la ricerca e le nuove tecnologie continuano a farci scoprire delle cose che 10 anni fa non sapevamo, che ogni giorno ci danno una maggiore conoscenza su quello che è il modo in cui il nostro organismo funziona. Un ingegnere invece, io mi ricordo i miei anni, no? Adesso Paolo ha presentato, il professor De Coppi ha presentato i bioreattori. Sappiate che c'è un corso di bioreattori che viene fatto al quarto o quinto anno della laurea di ingegneria chimica, e lui ce li ha in laboratorio, li usa, e li usa anche con proprietà, avendo capacità di gestirli, o comunque di gestire le persone che gestiscono questi bioreattori. Questo per me è un'impresa, è qualcosa di eroico, perché si alterna tra la sala operatoria e il laboratorio in cui ha attrezzature molto sofisticate. Quindi quando io studiavo ingegneria, mi ricordo che il nostro pensiero era quello di costruire, di progettare, no? Di sviluppare qualcosa di nuovo che non esisteva. Un ingegnere parte dall'idea che può costruire una centrale nel deserto, magari a pannelli solari. Non c'è la centrale, la deve costruire. E quindi quello che si impara è a costruire, a progettare, sviluppare ed arrivare a quello che è un obiettivo. È molto diverso da prendersi cura di qualcosa che esiste senza la comprensione totale di quello che accade e riuscire a gestirlo. Per cui il lavoro, no, è nella progettazione, guarda in avanti, e lo si fa attraverso la conoscenza della fisica, la conoscenza della meccanica, la conoscenza di materie che ormai da parecchi secoli sono state sviscerate, e quindi è abbastanza prevedibile il comportamento, che ne so, di un materiale, così come il comportamento magari di molecole che possono essere sviluppate, no, all'interno dell'ingegneria chimica. Questo lo si può fare. Per cui, quando una persona come me, con la mia formazione, si trova ad accettare la sfida di trasferirsi magari negli Stati Uniti in un laboratorio che si occupava di cellule staminali embrionali, e ricordo allora c'era Bush che le aveva bandite, c'erano problemi etici legati a questo, quindi una ricerca estremamente di frontiera, si trova davanti all'idea di dover costruire qualcosa su una mancanza di conoscenza quasi assoluta, perché si sapeva pochissimo. E quindi la sfida enorme per me è stata gestire la mancanza di conoscenza.
la mancanza di conoscenza per riuscire a sviluppare qualcosa di nuovo. Quindi è un punto di vista molto diverso e questo devo dire che negli anni ci siamo molto organizzati, abbiamo creato team multidisciplinari di biologi, di chimici, di ingegneri che in qualche modo riuscissero a lavorare insieme per affrontare un problema in cui l'idea quindi è quella di costruire. Io di che cosa mi occupo? Adesso grazie per l'introduzione di prima. Avete capito che mi occupo di creare tessuti umani artificiali e posso vendere così microorgani, cioè unità fondamentali che compongono un organo. Sono organi in miniatura, molto piccoli, sono umani, quindi di derivazione umana, e li costruiamo con l'idea di utilizzarli in laboratorio per verificare come funziona, come si sviluppa un organo, oppure come l'organo reagisce a degli insulti, a delle perturbazioni, a quelle che magari noi siamo esposti prendendo un farmaco in dosi elevate o così come magari prendendo un qualche stimolo che sappiamo non essere adeguato per la salute umana. Abbiamo la capacità di studiare questo in laboratorio. Quando parlo di microorgani, io pensate a un organo che sta nella punta di una matita, quindi un millimetro. Lo preferiamo piccolo perché ci costa poco e perché nel piccolo possiamo riprodurne tanti e quindi avere una matrice, un insieme di centinaia, di migliaia di microorgani su cui possiamo testare o valutare come funzionano magari dei farmaci, come l'effetto nocivo di alcuni farmaci se presi in dosi eccessive, così invece come l'effetto terapeutico di alcuni farmaci. Abbiamo imparato che per costruire questi microorgani noi dobbiamo ingegnerizzare l'ambiente in cui crescono. Quindi Paolo ha fatto vedere un esempio di come coltivare gli organi, cioè di come prendere un organo intero, magari decellularizzarlo completamente, poi rimettere le cellule staminali e ricostruirlo. Quello che invece stiamo facendo è cercare di dare, in un livello microscopico, usando tutte le microtecnologie che abbiamo a disposizione in questo momento storico e alcune che stiamo sviluppando nei nostri laboratori, cerchiamo di progettare l'ambiente che supporta l'organizzazione delle cellule in un tessuto o in un mini organo. Ora c'è una cosa che è abbastanza sorprendente. Se io prendo delle cellule staminali, soprattutto cellule staminali pluripotenti, sono quelle che... del liquido amniotico. Ancora precedenti nello sviluppo, sono le cellule staminali che più o meno corrispondono al giorno 8-10 dello sviluppo di un embrione. Quelle cellule hanno la capacità di organizzarsi tridimensionalmente e costruire i vari tessuti che compongono il nostro corpo, però non lo fanno se non aiutate, se non vengono introdotte in un contesto che è quello che avrebbero all'interno del nostro corpo. Quindi il nostro lavoro è, prima di tutto, cercare di capire che cosa accade in quel contesto e lo facciamo usando tecnologie che in questo momento ci aiutano a guardare il corredo di molecolare che sta nel corpo umano in quelle fasi e cercare di riprodurlo in laboratorio. Questa è una sfida enorme e devo dire però che queste cellule staminali sono intrinsecamente abili nell'auto-organizzarsi ed è sorprendente vedere come se con pochi stimoli, ed è impressionante, pochi stimoli, poche molecole che sappiamo dare in una giusta finestra temporale, riescono a organizzarsi per formare un piccolo fegato o una piccola parte della corteccia cerebrale oppure altri organi come il cuore, e questo è quello che loro spontaneamente fanno. Una cosa che non vi ho detto è che queste cellule pluripotenti inizialmente venivano derivate da embrioni e questo poneva problemi etici, no? Nel senso che sono i famosi embrioni sovranumerari, non utilizzati, che però, insomma, diciamo così, venivano usati, in alcuni stati questo si può fare, in altri stati non è possibile, nel nostro non è possibile derivarli, però possiamo usare quelli magari derivati da altri stati. Cioè una grossa confusione a livello mondiale. C'è stato uno scienziato giapponese
che ha superato completamente questo problema, perché ha trovato il modo di prendere una cellula del nostro corpo, quindi una cellula, chiamiamola così, adulta, preso una biopsia di pelle, possiamo ricavare un fibroblasto, una cellula che compone il tessuto della pelle del nostro corpo, e quella cellula la riprogrammiamo allo stadio embrionale. Che cosa vuol dire? Il DNA è lo stesso, la nostra informazione genetica rimane, soltanto che al posto di esprimere le proteine tipiche, no, di una cellula adulta, viene riportata indietro nel tempo allo stadio che ha più o meno tra il giorno 8 e 10 all'interno dell'embrione umano. Quindi è un viaggio nel tempo. Questo vuol dire che abbiamo a disposizione per ciascuno di noi queste cellule staminali pluripotenti indotte, così vengono chiamate. Il Shinya Yamanaka è la persona che ha scoperto queste cellule e ha vinto il Nobel in tempi molto rapidi, sembra ricordare 4-5 anni dopo la scoperta appena pubblicata, perché questo ha sconvolto il mondo della medicina rigenerativa. Ci ha dato la possibilità di ottenere da ciascuno di noi queste cellule pluripotenti indotte. Ora, qual è l'enorme beneficio? Che le cellule che utilizziamo hanno lo stesso corredo genetico del paziente, esattamente lo stesso. Quindi se il paziente è portatore di una qualche mutazione genetica che sappiamo essere associata a una patologia, in laboratorio abbiamo le cellule con la stessa informazione genetica e possiamo riprodurre non solo l'organo del paziente, ma anche l'organo malato. Cioè possiamo studiare la patologia in laboratorio. Per cui questo è un aspetto enorme. Io riesco a ricreare, riusciamo a ricreare organi malati, derivati da biopsie di bambini che magari hanno delle cardiomiopatie o hanno delle malattie genetiche ereditarie al fegato. Riusciamo a creare questi mini fegati, riusciamo a vedere esattamente l'evoluzione della patologia in laboratorio, su qualche migliaio di mini organo, che riusciamo in qualche modo a seguire, e questo è per noi un ottimo esempio per come, e penso anche al futuro, cercare di sviluppare terapie che siano sviluppate ad hoc per quel paziente sulla base di una formazione che possiamo generare in laboratorio. Ora, quello che vedo nel futuro è la capacità, no, di dal paziente ottenere informazioni attraverso mini organi che poi vengono riportate nel paziente. E questo processo, che è un processo chiuso, che parte dal paziente e poi ritorna al paziente, viene chiamato anche medicina di precisione o medicina personalizzata, cioè l'idea che ognuno di noi è diverso, ognuno di noi risponde ai farmaci in modo diverso, particolarmente anche nei tumori avviene, così come in moltissime altre patologie. Per cui è importante pensare che il paziente è unico e siamo in grado, saremo in grado nel futuro, e di questo sono abbastanza certo, che riusciremo a ottenere informazioni specifiche per quel paziente, migliorare la salute del paziente. Una cosa a cui stiamo lavorando è che il paziente potrebbe avere, e adesso è abbastanza semplice fare un'analisi genetica e capire se uno ha una mutazione o meno, questo viene fatto ad esempio nei bambini di routine, e in qualche modo noi non sappiamo se quel paziente svilupperà o meno una patologia. Però quello che, su cui stiamo lavorando, è la possibilità di prevedere questo attraverso questi microorgani che vengono generati in laboratorio. Io ho portato un paio di video come esempio, per farvi capire anche la parte dell'ingegneria, poi come, dove entra. Questo che vedete è un modello di cuore embrionale, viene chiamato tubo cardiaco, ed è semplicemente, le dimensioni sono molto piccole, stiamo passando di un qualcosa lungo un paio di millimetri e con un diametro interno di 500 micron. Questa è la forma primordiale del cuore. Ora, questo cuore lo abbiamo generato con una tecnologia che abbiamo inventato che riesce a stampare organi miniaturizzati con una precisione di pochi micron. Ricordo, pochi micron è un millesimo di un millimetro. Un centinaio, questo ha il diametro più o meno di un capello, più piccolo di un nostro capello sottile. E riusciamo a ricrearlo con un dettaglio micrometrico.
Ora, stiamo parlando di una parte dello sviluppo umano che a noi è sconosciuta, perché avviene in una fase gestazionale tra la sesta e la settima settimana, e quindi è molto complicato riuscire a studiare come avviene la, diciamo così, la formazione di un organo come il cuore. E quello che possiamo fare è studiare come questo sistema reagisce a vari stimoli che noi possiamo in qualche modo organizzare. Quindi una prima cosa è la conoscenza che possiamo derivare. Poi lo sappiamo che in questa fase è molto delicata, perché il tubo si organizza, si flette e forma quello che è il cuore con le quattro camere così come lo conosciamo. È un processo che parte da un'unità molto semplice. Ora, quello che noi abbiamo fatto è abbiamo stampato questo scaffold, questa, diciamo così, struttura tubolare in cui abbiamo dovuto controllare perfettamente le proprietà meccaniche. Se fosse stato troppo rigido, le cellule magari non riescono a modificarlo. Troppo soft sarebbe collassato. Le cellule devono in qualche modo aderire, devono riuscire, e quando parlo di cellule parlo di cardiomiociti, cioè l'unità fondamentale del nostro cuore. Per cui c'è molta ingegneria all'interno della progettazione di un elemento come questo. Non è solo la forma geometrica che deve avere, sono le proprietà biochimiche così come le proprietà meccaniche. Ora, se questo sistema viene integrato con cardiomiociti, che sono le cellule che compongono il nostro cuore, che sono quelle che si contraggono, che danno il movimento, tutta la vita abbiamo più o meno, no, un battito al secondo, se noi usiamo cardiomiociti derivati dalle cellule pluripotenti derivate dal paziente, siamo in grado più o meno di studiare come questo, diciamo così, cuore, modello di cuore embrionale può evolvere nel tempo. Nella prossima diapositiva vedete esattamente quello che succede. Il cuore si contrae, i cardiomiociti avvolgono l'esterno di questo tubo cardiaco e iniziano a contrarsi, e lo vedete nell'immagine alla vostra sinistra, che è una visione longitudinale di questo sistema che si apre e si chiude, e mentre la proiezione della sezione, e fate caso alla sezione, come la sezione si chiude quasi completamente. Questo, secondo me, è un esempio virtuoso di come l'ingegneria e la biologia delle cellule staminali insieme sono riusciti in un intento che è veramente eroico, nel senso che non è facile avere un materiale perfettamente biocompatibile, perfettamente adeguato nella parte meccanica e chimica a quello che viene richiesto da cardiomiociti a uno stadio fetale, che sono quelli che sono stati utilizzati in questo studio. E questo dà la possibilità adesso di fare molte cose, di capire come il cuore si organizza o di capire quando c'è qualcosa che non va, che cosa succede a livello di cardiomiociti. Ci dà l'opportunità di studiare ad esempio malformazioni congenite, ci dà l'opportunità di capire se le cellule sono derivate da un paziente che ha una malformazione in cui sappiamo essere associata a un difetto genetico, di capire esattamente come modificare. Stiamo tentando di fare una terapia genica su questo cuore come modello da utilizzare poi su pazienti pediatrici, in modo da cercare di ripristinare la corretta funzionalità. Questi sono degli esempi che in qualche modo abbiamo di fronte, delle cose su cui stiamo lavorando, che nel futuro ci chiederanno molte energie, molta, diciamo così, ingegneria, ma ci daranno la possibilità di capire meglio un po' quello che accade. Poi, quando dico capire, cioè, un po' sembra l'impostazione, no? un po' fisica, un po' da scienziato, diciamo così, materiali, un po' da ingegnere, è quello di quantificare, no? Non è solo capire, è anche quantificare. Noi sappiamo che sono molte scienze che fanno una fotografia al sistema, altre scienze invece che studiano la dinamica dei processi, come evolvono nel tempo. C'è un'ulteriore diapositiva che volevo farvi vedere, questo è per riportare l'ingegneria, che la stessa
chiusura che avete visto prima, attraverso dei modelli matematici, la riusciamo a riprodurre in silico, all'interno di un computer, riusciamo a studiare esattamente come la forza varia durante la contrazione. Questo è uno sforzo che è stato fatto in collaborazione con il professor Piero Pavan, sempre dell'Università di Padova, in cui abbiamo messo insieme una parte, diciamo così, derivata dalla ricerca fatta qui al VIM, con uno sforzo computazionale per riprodurre esattamente i campi di deformazione e le forze ad esso associate. Noi sappiamo quanto vale la forza di chiusura di quel mini cuore. Sappiamo che se diamo una molecola che rilassa la forza con cui i cardiomiociti stringono, riusciamo a misurare come esattamente quantificare la differenza in forza. E questo è importante perché riguarda la funzionalità del cuore. Il cuore è una pompa fondamentalmente. In base alla forza con cui comprime, genera una pressione. La pressione dà un flusso, che è il flusso del sangue attraverso il nostro corpo. Per cui io magari chiudo qui il mio intervento, poi ci sarà spazio anche per interazione, ma quello che penso sia emerso dalle parole e dagli esempi che vi ho dato è che l'ingegneria parte da un presupposto diverso, ma il fine è esattamente lo stesso, che è quello di arrivare sul paziente. E per arrivare sul paziente ovviamente servono interazioni strette con varie discipline, e credo che sia la fusione di queste a dare poi un'efficacia e un futuro alle ricerche. E il VIM per me è un esempio virtuoso. Io quando sono arrivato qui ritornavo da Boston, cercavo una casa in senso un posto adeguato dove potessi realmente fare le stesse cose che avevo visto fare. Pensate, una persona se ne va, rientra e non riesce a quella frustrazione a cui molti sono esposti, non riesce a fare le cose che ha visto fare da altri, eppure le sa fare. Beh, per me il VIM è stato questo, è stato il posto in cui io sono riuscito a riprodurre e a continuare le ricerche, a fare meglio di quanto magari non avrei potuto fare nei laboratori di Boston. Perché? Perché ho trovato un istituto aperto, no? Le cinque cose che abbiamo visto prima sono per me la chiave del successo, la chiave di questo istituto, ed è stato il motivo per cui tuttora ho un gruppo di ricerca qui di 10 persone che sono entusiasti di quello che fanno, credono moltissimo in quello che fanno, li trovate la mattina alle 8 come alla sera a lavorare, perché credono e vedono un futuro, vedono una possibilità, e questo mi rende particolarmente orgoglioso. Grazie professore Elvassore, perché veramente fa un lavoro scientifico incredibile, ci ha aperto una grandissima finestra, tra l'altro con una grande capacità di spiegarsi senza essere troppo complicato. Insomma, lei concretizza il pensiero di De Coppi. Lei da ingegnere costruisce le cose che immagina anche insieme a De Coppi. Allora chiederei adesso alla professoressa Maria Chiara Carrozza di declinare il suo punto di vista su quello che è il tema di questa giornata. Professoressa Carrozza, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, buonasera a tutti, e saluti, io sono a Milano in questo momento. Ecco, attesa a Milano. Ho ascoltato con piacere le presentazioni dei due colleghi e sono anche molto orgogliosa dei risultati di questa integrazione fra ricerca che proviene da molti settori, perché questo è uno dei principi della bioingegneria. Cioè, sono orgogliosa come bioingegnere e come presidente anche della Società Scientifica della Bioingegneria Italiana di verificare con mano come l'integrazione dei saperi che hanno dato origine a questa disciplina, a quest'area, vede i suoi frutti nelle ricerche dei due professori che sono state appena presentate. E secondo me il messaggio di oggi, visto che è un messaggio anche a chi sostiene la ricerca, è proprio quello di avere fiducia anche nel futuro, proprio in un momento come quello che stiamo vivendo, la pandemia, gli effetti del Covid sulla società, sull'economia e anche l'elevato numero di morti, che insomma è un numero che ci spaventa molto e che ci dà anche, come dire, un senso di angoscia verso il futuro.
L'unica risposta che noi possiamo avere per fronteggiare la situazione che stiamo vivendo oggi non è tanto, come dire, discutere e sentire opinioni, ma è lavorare nei laboratori di ricerca per trovare soluzioni per affrontare a tutto campo la pandemia, come le malattie rare di cui abbiamo sentito parlare prima. Cioè la ricerca è il nostro investimento sul futuro. Se vogliamo costruire un futuro, noi dobbiamo investire nella ricerca e pensare che comunque la ricerca comporta anni e anni di formazione in luoghi diversi, come abbiamo visto, c'è chi si è formato a Padova, poi lavora a Londra, chi viene invece poi va negli Stati Uniti, poi ritorna. La mobilità e la formazione in più luoghi è fondamentale, ed è fondamentale anche avere il tempo, cioè non possiamo pensare di risolvere oggi il tema che ci affligge, che è quello per esempio della lotta al Covid-19, perché non abbiamo investito sufficientemente nel tempo per affrontare questi problemi. In un certo senso io vedo che il confinamento come un'ammissione di incapacità di risolvere in un'altra maniera il problema del contagio, visto che si parla del contagio. Se vogliamo essere in grado di sopravvivere come società e come comunità al futuro, l'unico nostro modo che abbiamo è quello di investire in ricerca e ricercatori. E quindi quello che fa la Fondazione, l'Istituto Veneto, la collaborazione con l'Università di Padova è meritorio, perché è un investimento sui giovani e sul futuro. Io parlo di giovani, giovani non tanto in età anagrafica. Chi pensa al futuro è giovane, perché vede che quello che fa oggi potrà essere magari nella pratica clinica. L'altro elemento che vorrei dire, o nel complimentarmi per la bellezza di quello che abbiamo visto finora, l'altro elemento che noi possiamo trarre è l'importanza della traslazionalità. Secondo me il concetto di traslazionalità non è chiarissimo in Italia, e quindi queste ricerche lo dimostrano cosa significa. La traslazione è il portare la scienza dalla speculazione, dallo sviluppo rigoroso in un certo settore, un risultato, farlo diventare tecnologia. Per farlo diventare tecnologia o biotecnologia è necessario un processo di sperimentazione e un'interazione profonda fra chi possiede il metodo scientifico rigoroso, per esempio ingegneristico o di biologia molecolare, e chi poi però sta sul campo, il chirurgo, che poi ha la percezione clinica diretta del problema clinico. E per fare questo non si può fare e comprimere il tempo in poco tempo. È necessario provare, sperimentare, basare sull'evidenza le scelte, e quindi poi avere la possibilità di un riscontro clinico. La traslazionalità comporta spesso anni, no? E quindi non possiamo avere l'illusione, no? Da oggi a domani, io investo oggi e domani ho la soluzione. Magari la soluzione ce l'avrò dopo domani, perché per la sicurezza dei nostri pazienti dobbiamo avere il tempo di verificarne l'evidenza scientifica. E l'ultima cosa che vorrei dire è che l'applicazione dei metodi quantitativi dell'ingegneria applicata alla biologia forse è uno dei risultati più belli del tempo che stiamo vivendo. Proprio oggi, come abbiamo visto, no, l'idea di avere questo mix, si parte con il biologico, la cellula, si applicano biotecnologie, poi si mescola in un certo senso artificiale e naturale, facendo crescere e sviluppare questi organi, se ne verificano le proprietà meccaniche, le proprietà strutturali, si gestiscono da un punto di vista biologico fino a farle diventare degli organi che poi però si confrontano con la chirurgia e l'impianto su un paziente, e quindi con le metodiche chirurgiche. Forse secondo me questo che abbiamo sentito è un po' un film di quello che negli anni è stato seminato e che si confronta con questa fusione di discipline. Non sappiamo dire dove finisce l'ingegneria chimica, dove inizia la biologia molecolare o la biologia, e dove inizia la chirurgia pediatrica. È insieme, è l'unione di queste discipline che porta poi alla risoluzione delle malattie rare, che perché sono rare spesso comportano anche una difficoltà enorme nel poterle affrontare mantenendo una sostenibilità del sistema e delle soluzioni che noi adottiamo. Quindi
insomma, complimenti a tutti voi. Io non so se ho aggiunto niente di nuovo, sono solo spettatrice, ma sono veramente ammirata per quello che ho sentito. Grazie, grazie professoressa Carrozza. Ha detto una frase, chi pensa al futuro è giovane. Direi che questa è una sintesi molto efficace che ci fa capire quanto è importante, anche sulla questione che lei diceva, dare il tempo alla ricerca di sviluppare i propri progetti. Allora, professor De Coppi, abbiamo capito che è importante, e vorrei che lei lo spiegasse bene, che ci sono appunto delle opportunità che nascono da queste interazioni fra le diverse discipline, proprio perché si parte dai pazienti, come diceva prima il vassore, il medico ha a che fare con un paziente, e poi invece si arriva agli organoidi. Professor De Coppi. Sì, mi è piaciuto l'intervento della professoressa Carrozza che ha ben semplificato, secondo me, i diversi step, nel senso che c'è un problema di, cioè è una corsia a due, a entrata e uscita tra il laboratorio e la chirurgia, e tutte e due le entrate e le uscite devono avere a che fare con una metodologia diversa, e questa metodologia deve in qualche modo interagire per poter comunicare, per poter quindi avanzare sia la ricerca che il beneficio per i pazienti. Questa è una metodologia che molte volte è di tipo quantitativo in laboratorio, soprattutto quando si parla di ingegneria, ma diventa più qualitativo poi in clinica, perché l'approccio metodologico è diverso, e questa interazione tra quantitativo e qualitativo, che diventa quasi filosofica se vogliamo, ma è importante per poi creare il prodotto di cui la professoressa Carrozza parlava, cioè di creare poi un output che sia a beneficio dell'industria, del paziente, di un nuovo metodo, e questa interazione tra qualitativo e quantitativo è dove bisogna creare poi delle persone che possano capire i due linguaggi. E forse quello che abbiamo fatto noi questa sera è quello di capirlo dopo la nostra laurea, dopo il nostro training, e in qualche modo il nostro cervello era già fossilizzato un pochettino. Se invece questo tipo di interazione la si capisce già ai primi anni di università, si creano poi delle figure che possono veramente giocare con questa interazione e possono portare poi a qualcosa di disruptive, come dicono gli inglesi, no? Di completamente diverso, che non avevamo immaginato, proprio perché nessuno era stato trained in quel modo, cioè aveva fatto nessuna scuola che lo preparava a quello. Però in realtà, se portiamo questo tipo di ragionamento molto presto nell'educazione, creiamo veramente un elemento di novità che può far avanzare la ricerca. Professore, grazie, professor De Coppi. Professore Il Vassore, abbiamo parlato adesso proprio di linguaggi e dipartimenti, mi ha un po' incuriosito perché eravate tutti e due a Boston e non vi siete mai visti, tra l'altro siete tutti e due del Trevigiano, perché lei è di Vittorio Veneto e professor De Coppi credo sia di Conegliano, non vi siete mai visti neanche lì, vi siete ritrovati, ma che gran fortuna per noi, qui a Padova, e proprio anche a collaborare col VIM. Allora, anche in base a quello che ha detto adesso il professor De Coppi, parlava di training eccetera, ma che tipo, un ragazzo che magari ci sta ascoltando, vede questo streaming, ma che tipo di formazione deve fare? Cioè, si deve iscrivere a ingegneria, a medicina, a chimica, che cosa deve fare? Che vi ammira da casa, perché insomma siete degli scienziati notevoli. È una domanda fantastica, nel senso che cercherò di inquadrare una risposta, ma non credo di avere assolutamente la ricetta. No. Ci proviamo. Ci proviamo. Se posso dare una piccola testimonianza, quello che io ho imparato dalla collaborazione con il professor De Coppi è che quello che ad esempio a me probabilmente mancava è la comprensione del problema. E il problema non si può studiare, bisogna andare sul campo e vederlo. Quindi, avendo una frequentazione stretta nel laboratorio di ricerca di Paolo, così come nell'ospedale, sono riuscito in qualche modo a immaginarmi, perché non sono assolutamente un esperto e non ho la presunzione di capirlo, ma quantomeno di immaginare quale possa essere il problema
E questo è per me un, in inglese la chiamano driving force per migliorare, cioè senza questo è difficile capire la direzione in cui muoversi. Quindi un ragazzo che adesso è nei nostri laboratori, se non ha ben chiaro qual è il problema, è molto difficile che riesca a evolvere nella direzione corretta. Dall'altra parte c'è la reciprocità di quello che sto dicendo, no? Nel senso che Paolo, penso, o comunque un medico che collabora magari con uno scienziato più di base, in qualche modo che ha in mano il problema, possa vedere la soluzione. La soluzione che nasce nei laboratori, con la ricerca. Quindi problema e soluzione generalmente possono essere in due persone diverse e devono stare poi alla fine, devono scindersi in un'unica entità, perché problema e soluzione devono essere assolutamente legati, no? Non possiamo mantenerli distinti. Quindi il punto è come riuscire ad unirli, e quindi è la formazione di, no? Di chi lo deve fare questo. Quindi credo che sia un esercizio sia per, e penso magari a un percorso formativo di un bioingegnere, ad avere dimestichezza con i problemi reali della medicina, a comunque non mettere da parte le materie di base, la biologia, lo studio della biologia, della fisiologia, no? È una cosa importante che deve avere, così come un biologo o un biotecnologo non deve spaventarsi dei numeri, della matematica, ma probabilmente deve avere quella formazione che possa poi avere una capacità di dialogo anche con persone che magari i numeri li mangiano a colazione, ma non hanno il pragmatismo di affrontare un problema. E il pragmatismo è tipico magari di un medico che deve prendere decisioni molto in fretta e ha una responsabilità molto pesante, che invece chi sta sulla scrivania a programmare un software non c'ha. Per cui è chiaro che questi sono aspetti che devono essere integrati. Secondo me è una sfida eccezionale per il futuro, è quello di come riuscire a integrare questi aspetti di connessione all'interno di persone che poi devono essere però specialiste nel loro campo. Ci sono anche linguaggi, no? Metodi di lavoro. Lo scambio, ma la comprensione dei punti di vista di tutte le professionalità che intervengono. E poi c'è un aspetto generale che comunque, come in qualsiasi squadra, ci deve essere un allenatore, una persona che ha la capacità di essere essenzialmente molto traslazionale. Probabilmente non è un esperto di ogni singolo aspetto, ma deve avere la capacità e la leadership di coordinare la squadra. E questo emerge fino adesso è un fatto personale, emerge dalla propensione, dalla curiosità, dalla perseveranza, no? Di condurre la ricerca, sappiamo quanto importante è in questo mestiere, però la leadership è un altro aspetto importante. Chi sarà il leader nel futuro, capace di prendere un'idea dal laboratorio e portarla, diciamo così, sul mercato, perché poi questo è il veicolo finale per far sì che la ricerca sia effettivamente a beneficio di tutti. No? Il vaccino di cui tutti stiamo discutendo è un esempio, c'è una tecnologia enorme dietro, uno sforzo mondiale che però arriva sul mercato, perché è lì che poi deve arrivare. Mi consenta di dire anche al paziente. Sul mercato è il veicolo per arrivare al paziente, questo. Certo. L'aspetto fondamentale è che arrivi al paziente. E c'è il modo per far arrivare. Quindi ci sono le professionalità singole, ma anche gli aspetti di leadership, che credo sia importante. E quindi anche il rispetto del lavoro di ognuno, naturalmente. Magari poi ne riparliamo. Professoressa Carrozza, dunque è molto importante, abbiamo capito, questo approccio, sapere fare sintesi, il leader appunto, la bioingegneria, di cui lei è portavoce molto importante del nostro paese nel mondo, propone delle sfide continue. Ci chiediamo, per restare nell'attualità, qual è la missione della scienza in questo periodo di pandemia? Secondo me la missione della scienza non è cambiata, forse è cambiata la percezione delle persone nei confronti della scienza, cioè la scienza fondamentalmente si fonda sulla ricerca e sull'andare avanti, non è fissa
come dire, non è, non, non si può definire in modo statico, e ha la scienza fondamentale, quella, diciamo, che ci permette di esplorare, di studiare, di andare avanti per curiosità, a quella legata alla leadership scientifica e la leadership soprattutto industriale, come per esempio quella che si crea producendo un vaccino, ed è giusto che ci sia, perché se non c'è chi lo produce, poi il vaccino non si distribuisce. E poi c'è un altro aspetto, che è la scienza che procede per missioni. E oggi la scienza che procede per missioni, e quindi la ricerca che procede per missioni, ha un obiettivo fondamentale, quello di aiutarci a uscire da questa pandemia e dalle conseguenze sociali, economiche che essa produce. E quindi noi sappiamo ormai, abbiamo accettato da anni, negli ultimi anni recenti, che la ricerca è interdisciplinare e che l'alleanza fra le discipline è quella che ci potrà aiutare a procedere per missioni. Fino a qualche mese fa, le missioni che ci ponevamo erano legate all'invecchiamento della popolazione, o il cambiamento climatico, e legati agli obiettivi di sostenibilità. Oggi si è messa, come dire, in primo piano per la sostenibilità, la sopravvivenza del nostro pianeta e dell'umanità, soprattutto la lotta al Covid, cioè è uno dei nostri obiettivi fondamentali. Però non possiamo avere l'illusione che possiamo risolvere tutto concentrando gli sforzi di tutti solo su questo problema, perché non è che così che funziona la scienza. Questo bisogna pensare alla scienza e alla ricerca fondamentale, bisogna pensare anche alle altre patologie e nello stesso tempo convergere degli sforzi mirati, che sono sicuramente quelli che si stanno compiendo per arrivare a sviluppare un vaccino. Ci sono molti competitor fra questi, ora ci siamo ridotti a tre, ma non è detto che poi ne parliamo di tre, ma non è detto che poi non ce ne siano anche altri. L'importante, secondo me, è che le decisioni e le soluzioni politiche, in questo momento di governo, di regolazione, si fondino su l'evidenza scientifica. Perché questo è veramente fondamentale, cioè la scelta di un vaccino piuttosto che un altro si può basare solo sulla sperimentazione, sull'efficacia, sui clinical trial. E ritorniamo alla traslazionalità di cui parlavo prima, cioè la ricerca traslazionale, che appunto porta dei risultati importanti nella pratica clinica e poi nell'organizzazione della società, si fonda sulla sperimentazione. Se non abbiamo la sperimentazione che ci dimostra l'appropriatezza di una soluzione clinica, non possiamo prendere delle decisioni. Quindi oggi, secondo me, c'è una maggiore consapevolezza dell'importanza della ricerca, perché sappiamo e abbiamo visto con mano quanto sia poi importante, però non possiamo trascurare tutto il resto. Se l'ultima cosa che vorrei dire, che secondo me è un messaggio molto importante, dato la composizione del parterre, le persone che stanno ascoltando, secondo me la pandemia ci ha aiutato a comprendere il problema della fragilità e della cronicità, perché ha picchiato più duro sulle persone fragili e sulle persone croniche, come si dimostra dai dati che abbiamo visto, e ha fatto scoprire l'importanza della ricerca finalizzata anche a sostenere le persone che hanno malattie croniche e che diventano necessariamente più fragili. In effetti, la fragilità può diventare vulnerabilità, dipendenza, sofferenza, se la società non si organizza per sostenere la fragilità che è legata a una malattia cronica. Però prima avevamo l'illusione di allungare la vita, ma senza pensare che poi l'ultima parte della vita è una parte in cui abbiamo delle fragilità e delle cronicità, e che la medicina del territorio, l'importanza, cosa significa medicina del territorio? Significa sostenere le persone che non sono pazienti, perché magari vivono a casa loro, non sono ospedalizzate, ma vanno seguite, che oggi ci sono tutti gli strumenti tecnologici, telemedicina, sensori indossabili, conoscenze, potenzialità di
di implementazione. Se noi adottiamo le soluzioni organizzative corrette, possiamo come dire, prevenire e curare e andare incontro alla fragilità ed evitare questo scivolare verso la vulnerabilità. Non sono sicura di essere riuscita in pochi minuti a spiegarlo, però vista la sofferenza che stiamo vivendo oggi, dobbiamo cercare di trarne delle lezioni per costruire il futuro. Che grande opportunità di lavoro ci sarebbe oggi per lavorare, per sviluppare servizi, soluzioni tecnologiche, soluzioni organizzative, dare lavoro ai giovani per sostenere la cronicità e quindi non tanto per tenerli a casa con dei ristori, ma per farli lavorare verso portare dei servizi importanti anche ad alto contenuto scientifico, perché appunto possono essere sviluppate delle soluzioni. Oggi pensiamo che molte malattie anche croniche o neurodegenerative possono essere seguite con nuove terapie digitali e che forse le terapie digitali, cioè veri e propri sistemi per assistere le persone, potranno essere una soluzione alla società del futuro. Grazie professoressa Carrozzo, io spero di poter essere fiduciosa come lei quando parla di migliorata percezione nei confronti della scienza da parte delle persone, del pubblico normale, diciamo. Io spero davvero che sia così, ma ho qualche dubbio ogni tanto. Un secondo giro di domande e di risposte molto breve. Ripartiamo dal professor De Coppi. Dunque, forse ci troviamo già di fronte a una seconda generazione di giovani nuovi scienziati con competenze diverse, capaci di muoversi in ambiti diversi, professor De Coppi. Ah sì, penso che come si è detto, il mondo che stiamo vivendo ci ha insegnato che dobbiamo per forza muoverci velocemente per diverse cose e abbiamo bisogno anche a livello scientifico di questa capacità. È una capacità che però non deve andare a sfavore della precisione e dei risultati che siano reliable, cioè che si possono essere ripetuti da diverse persone nel modo corretto. Quindi la metodologia non deve cambiare per diventare più debole o diventare meno rigorosa, ma deve cambiare per aiutarci a interagire più velocemente, perché poi alla fine solo così riusciamo a portare dei risultati che possono essere a beneficio di molti. Grazie professor De Coppi. Professore Elvassore, abbiamo capito, competenze diverse, linguaggi diversi, ci sono anche a un certo punto incontri diversi generazionali, quindi magari Luminare dice perché io dovrei mettere in discussione tutte le mie competenze e metterle a disposizione di questo giovane che non è neanche del mio dipartimento. Ogni tanto litigherete anche lei e De Coppi, penso. Devo dire sì, e sì, anche molto frequentemente, però è un confronto ed è sano, quindi i punti di vista sono diversi, l'obiettivo è comune, e per cui le discussioni sono molto strumentali al miglioramento, a fare meglio, a trovare la soluzione migliore. E credo è un po' l'essenza di questo lavoro, è anche la parte più divertente, no? Un po' di pepe non ci guasta vuole, mai. Sì. Ci vuole. Professoressa Carrozza, conclusione, la scienza comunque deve salvare vite, l'uomo, le persone, l'umanità, e l'attività di ricerca ha bisogno di molte risorse, abbiamo capito, risorse umane da un lato, e però anche risorse economiche. Lei ha una possibilità di vedere un po' qual è lo scenario in Italia? Sì, proprio in questi giorni si discute il Piano Nazionale della Ricerca, che avrà durata di 7 anni, in corrispondenza in parallelo col Piano Europeo. E una delle questioni proprio è importante la decisione del budget. È chiaro che senza un investimento non andiamo molto avanti, abbiamo bisogno di un investimento nel nostro futuro, che è proprio quello nella ricerca, perché credo che i giovani ci potranno traghettare fuori da questa situazione. Quindi la mia è una richiesta, cioè oltre a scrivere tutto il testo del Piano Nazionale della Ricerca, secondo me quello che è importante poi è l'investimento che farà il Parlamento. Chiarissima.
Grazie molte allora alla professoressa Carrozza, grazie al professor De Coppi, al professor Elvassore. Adesso passiamo alla seconda parte, la parte finale di questo nostro appuntamento annuale con la Fondazione, e il riconoscimento, chi vogliamo premiare fra quanti sono stati più vicini alla Fondazione e al VIM, proprio perché sono necessarie, abbiamo detto, le risorse economiche oltre a quelle umane. Vediamo insieme però brevemente un video di un testimonial molto particolare che ha voluto essere con noi, naturalmente in video collegamento. Vediamo insieme. Carissimi, permettetemi di rivolgere un abbraccio, anche se online, affettuoso a tutti i donatori del VIM. È un abbraccio altrettanto affettuoso e riconoscente a tutti i giovani ricercatori che tanto fanno per trovare metodi di cura nuovi. Il VIM è una fondazione importantissima e mi auguro tanto, l'anno 21, di poter tutti insieme in presenza festeggiare i 25 anni di questa grande associazione, di questa fondazione per la ricerca. Viva il VIM! Grazie davvero a Pippo Baudo, questo testimonial che non ha voluto mancare in qualche modo ad essere presente qui con noi in questo appuntamento annuale. E, come sapete, si vuol sempre ricordare chi ha contribuito in modo più importante a supportare i ricercatori del VIM. Il premio è personalizzato, io ve lo mostro perché me ne hanno lasciato una copia per farvela vedere, poter essere inquadrata. È una creazione di Mastro Sette, Settimo Tamanini, questo è il nome dell'artista trentino che è famoso per le sue creazioni orafe e le straordinarie sculture esposte in molte mostre. Ha creato questo albero stilizzato, un albero da sempre è simbolo di crescita, di condivisione, di unione fra i popoli. Potremmo dire che è transnazionale, sicuramente. Allora, procediamo con le premiazioni. Partiamo dai progetti di ricerca, premiando le istituzioni e le fondazioni impegnate nel sostegno di specifici progetti di ricerca del VIM. Partiamo dalla Fondazione Cariparo per il sostegno all'attività di ricerca nell'ambito di un progetto pluriennale sulle malattie dell'invecchiamento, e poi anche per uno dei progetti di ricerca sul Covid-19 condotti dai principal investigator del VIM. In questo caso premiamo nella persona di Donato Nitti, che è vicepresidente della Fondazione Cariparo. Naturalmente, essendo anche questa premiazione virtuale, tutti loro hanno già ricevuto a casa o nelle loro aziende questo albero a memoria, a ricordo del loro impegno. E poi premiamo Banca Intesa San Paolo, che ha contribuito allo sviluppo del progetto di ricerca sul Covid-19 del professor Alimonti, nella persona del dottor Renzo Simonato, direttore regionale di Banca Intesa San Paolo. Covid-19, sono partiti tutta una serie di progetti per combattere il SARS-CoV-2, e allora si sono impegnati in tanti. Partiamo dall'ASCOM di Padova and Pulpec, l'associazione dei commercianti di Padova e del Veneto, insieme a Pulpec, che è un gruppo di imprese del settore del packaging. Hanno realizzato una campagna di raccolta fondi nazionale attraverso la vendita di sacchetti solidali, che non solo hanno sostenuto la ricerca, ma hanno anche voluto veicolare un messaggio positivo, perché sono stati decorati dei disegni che hanno fatto i bambini durante il periodo del lockdown. Assindustria Veneto Centro, che ha fatto una generosa donazione al centro di ricerca. E poi ricordiamo, tra le aziende che hanno maggiormente sostenuto sempre la ricerca sul Covid-19, Biosline S.P.A., il nastrificio Victor Spa, lo studio Cortellazzo e Soatto, la Tower S.P.A., la fondazione Ezio, Bianca, Maria Pancera, il dottor Antonio Santocono e il dottor Roberto Crosta, rispettivamente presidente e segretario generale della Camera di Commercio di Padova, che hanno contribuito con una generosa donazione personale. C'è un'altra attività molto bella della Fondazione che si intitola Adotta un ricercatore, e quindi va a sostenere l'attività del laboratorio di un ricercatore con una donazione di 25.000 euro e poi lo segue anche nelle tappe della ricerca. Li citiamo: il Faro per la ricerca Onlus, nella persona del dottor Patrizio Bertin,
che ne è il presidente, che ha adottato per il secondo anno il ricercatore Andrea Alimonti per i suoi studi sul cancro alla prostata. La Corvallis Spa, nella persona del dottor Enrico Del Sole, amministratore delegato, che per il terzo anno ha adottato la ricercatrice Tania Zaglia nell'ambito delle malattie cardiovascolari in memoria della prematura scomparsa della dipendente dell'azienda Cosetta Bertazzoni. La Pentafin Spa, nella persona del cavaliere del lavoro Nicola Piovan, presidente, ha adottato per 3 anni il gruppo del professor Lefkimiatis, scusate, che studia le malattie cardiache. Diceva prima la professoressa Carrozza quanto è importante far proseguire la ricerca nel tempo, cioè non soltanto uno spot, ma essere presenti in modo continuativo. E ancora Banca IFIS, nella persona del dottor Luciano Colombini, amministratore delegato, primo istituto bancario ad aderire al progetto, adotta un ricercatore. Questo ha adottato il gruppo di ricerca del professor Francesco Piazza, del laboratorio di patobiologia dei linfomi e del mieloma del VIM. Poi naturalmente ci sono anche i sostenitori che hanno contribuito alla ricerca scientifica. Partiamo da aziende e istituzioni che dunque hanno creduto nel valore dell'innovazione e dell'eccellenza, cogliendo il ruolo del VIM come motore di sviluppo del territorio, oltre che per l'eccellenza della ricerca. Ali Spa, nella persona del dottor Gianni Canella, vicepresidente del gruppo Ali, che per il primo anno ha ospitato la fondazione nel progetto Premia Ali, grazie a cui in tutti i punti vendita del supermercato è possibile destinare i punti raccolti come donazione alla fondazione e poi Ali raddoppia la raccolta fondi. Non manca MAP, Mercato Agroalimentare di Padova, nella persona del dottor Francesco Cera, direttore, che per il secondo anno ha sostenuto l'attività di ricerca del VIM. La signora Luisa Fioretti Manzin, una storica sostenitrice, ogni anno sostiene i giovani ricercatori del VIM con 3 borse di studio per le migliori presentazioni durante il VIM Retreat. E poi l'associazione Amici di Mattia, che ha scelto di destinare una borsa di ricerca per il VIM in memoria di Mattia Porro. Mancato questo ragazzo a 23 anni, era un rugbista e uno studente. E ancora la Fondazione Stevanato, nella persona del dottor Marco Stevanato, membro del consiglio di amministrazione. Poi ci sono un altro gruppo di maggiori sostenitori, li ricordiamo: il signor Giorgio Del Piano, la Service Case Spa, la Fidia Holding Spa, il Finissaggio e Tintoria Ferraris Spa. Ci sono anche degli eventi, quest'anno è stato un po' complicato a dire il vero farli vivere, come per esempio la Maratona di Padova, un'edizione speciale, quella Virtual Marathon 2020, che ha visto tanti sostenitori correre al fianco del VIM e partecipare al social contest Corri con il VIM, oltre che sostenere la ricerca attraverso il charity program su Rete del Dono. Tra questi, lo studio legale Domenichelli Associati, nella persona del titolare, il professor Vittorio Domenichelli, il gruppo sportivo Fiamme Oro. Da anni sono con loro atleti, supporter della fondazione nella maratona, correndo insieme ai ricercatori e a molti altri runner. Per le charity dinner organizzate per raccogliere fondi a sostegno della ricerca, premiamo il Lions Club di Piove di Sacco. A febbraio ha organizzato una charity dinner che è stata l'ultima, perché poi pochi giorni dopo siamo rimasti tutti chiusi, l'ultima quindi in presenza dell'anno, e il Rotary di Campo San Piero. A marzo ha organizzato una charity dinner virtuale in memoria, questa volta, di Claudio Pancolini di Cib Unigas, che è stato vittima del Covid. Vedete come poi tutte le cose si legano nelle settimane che trascorrono. Infine, come ogni anno, vogliamo premiare i supporter della fondazione, ovvero chi ha contribuito allo sviluppo dell'attività scientifica del VIM attraverso la promozione di campagne come quella del 5 per 1000, che è assai importante, e in questo caso ricordiamo Quadro Advertising e Il Gazzettino. Certo, di solito le premiazioni di questo appuntamento annuale hanno uno svolgimento molto diverso. Mi rendo conto che in streaming può sembrare un lungo elenco, però in realtà era molto importante ricordare tutti e ricordare anche quelli che non abbiamo citato, proprio perché il lavoro che abbiamo sentito svolgere nelle relazioni dagli scienziati che lavorano per il VIM è, consentitemi, persino commovente per quello
per le prospettive che ci ha mostrato e indicato. Quindi io ringrazio tutti voi che siete magari rimasti connessi per aver partecipato come ogni anno alla cerimonia, anche se da remoto. Ricordiamo, per chi si fosse collegato nella seconda parte dell'evento, che da questa sera sarà possibile rivedere lo streaming del dibattito scientifico sulla pagina Facebook, sul canale YouTube e sul sito web della Fondazione. L'indirizzo, ve lo ricordo, è la www.fondbiomed.it. Il VIM sta crescendo a livello scientifico nel panorama internazionale, questo naturalmente fa guardare al futuro a partire dal prossimo anno, il 2021, in cui la Fondazione celebrerà i suoi primi 25 anni di attività, come ha prima giustamente ricordato Pippo Baudo. Tutto questo è reso possibile grazie da un lato ai grandi scienziati che ci sono in questo laboratorio, ma anche grazie soprattutto ai donatori, ai sostenitori, ai supporters che credono nel valore della ricerca e sono a fianco di questo istituto. Da parte mia un grazie anche alla parte tecnica, a tutti i premiati, ai sostenitori ancora, a chi ci ha seguito da casa, appuntamento al 2021. Grazie e buona serata.